Parte in quinta il Cesena nel recupero della 21esima giornata di Serie D in trasferta contro l'Olimpia Agnonese. I bianconeri infatti passano in vantaggio già dopo 4 minuti con Fortunato sul neutro di Termoli. Alessandro colpisce il palo e per il trequartista è facilissimo insaccare in rete. È assoluto protagonista Fortunato, tanto che al minuto 8 da fuori area sfiora il raddoppio personale. C'è solo il Cesena in campo, Alessandro al 13esimo impegna severamente Maraulo in tuffo, con Munari che non ribadisce in rete. Il 2-0 si materializza al 16esimo. Tonelli apre un corridoio per Ricciardo, con la complicità di Maraulo e l'aiuto del montante, l'attaccante infila il 14esimo gol stagionale. L'Olimpia Agnonese si affaccia in avanti, ma Gliardi non è mai chiamato in causa. Dall'altra parte è Munari che può chiudere la partita al 39esimo, la stoccata dal limite finisce però sul fondo. Il Cesena nella ripresa cerca di chiudere la gara. Munari colpisce un palo, poi De Feudis e Valeri impegnano Kuzmanovic neoentrato. La gara sembra andare in ghiaccio, ma il Cavalluccio tira gli ormeggi in barca troppo presto, complici anche le scelte discutibili di Angelini. Si materializza così l'autorete di Valeri su cross di Ribeiro, che riapre la gara al 72esimo. Da qui in avanti l'Olimpia Agnonese tenta l'assalto alla porta di Agliardi, bravo ad uscire al minuto 77. Il finale palpitante, Alessandro spara salve, ma il Cavalluccio porta a casa 3 punti che fanno salire momentaneamente a più 11 il vantaggio sul Matelica con una gara in meno.